Un pareggio giusto, quella della prima giornata di ritorno tra Monticelli e L'Aquila al Comunale di Castel di Lama, con le squadre che hanno giocato una partita maschia e a viso aperto. Monticelli, rinforzato nel mercato di riparazione per dare una sterzata alla stagione, ha aggregato al gruppo nelle ultime ore l'ex Martinsicuro e Francavilla Guido Galli, subito in campo. L'Aquila, settima in classifica, è una delle sorprese del campionato, visto che la squadra di Battistini sta affrontando un ottimo campionato con una situazione societaria molto difficile. Torna a disposizione dopo un lungo infortunio l'attaccante degli Ulis, schierato subito dal mister Battistini. Al minuto 8, la prima conclusione della partita a tinte rossoblù, con Luci che dai 30 metri fa partire il destro che si spegne alto di poco. Subito risposta del Monticelli al decimo minuto con il numero 10 Margarita che si coordina in area di rigore, ma la conclusione si perde alta. Al tredicesimo ancora Monticelli, ancora con Margarita che va via al diretto avversario aquilano, cross al centro ed esterno, ma un importante intervento di Esposito sbroglia tutto. Al diciottesimo ancora Monticelli, ancora Margarita su punizione, ma questa volta la mira dell'attaccante è imprecisa. Al ventiquattresimo occasione per la squadra di Battistini. Dalla destra Boldrini entra in area e di destro conclude a rete, ma supera la risposta d'istinto del numero 1 di casa. Al ventottesimo ancora Boldrini, il numero 10 dell'Aquila ci prova, elude con una finta il difensore biancazzurro e poi con il sinistro calcio in porta para a terra l'estremo di casa. Ma l'occasione di questo primo tempo più ghiotta capita al 35esimo sui piedi, o meglio sulla testa di Galli. L'ex Villa, da azione di corner, svetta solo in aria, ma non inquadra lo specchio della porta. Ripresa subito con un cambio per la squadra di casa, con Ciabuschi che sostituisce Margarita, il più pericoloso dei suoi nel primo tempo. Episodio da Moviola al secondo minuto in area Monticelli. Pupeschi, calcio indisturbato con la palla che sbatte sul braccio del capitano Sosi prima di essere allontanata dall'area di rigore. Al 13esimo occasione per l'Aquila, errato schema di fuorigioco della squadra di casa, ne approfitta Padovani che sul più bello si incarta con il pallone nell'indecisione di calciare in porta o servire il compagno che arrivava da dietro. Al 16esimo Ibe rileva il rientrante degli Ulis, buona la sua partita, passa un minuto e lo stesso Ibe potrebbe portare in vantaggio gli abruzzesi, ma sul tiro di Ruci la sua posizione è in fuorigioco. Al 29esimo occasione per l'Aquila, cross dalla sinistra di Steri che attraversa tutta l'area di rigore, raccoglie la sfera il nuovo entrato Boucher che spara alto sulla traversa. Al 38esimo altre proteste per i ragazzi di Battistini, Ibe entra in area, serve la corrente Boldrini, ma il tiro viene ribattuto dal numero 11 Valoriani tra le timide proteste dei ragazzi rossoblù. Si arriva così alla fine della partita e dopo 5 minuti di recupero l'arbitro Daniele Cannata di Faenza decreta la fine della partita. Prossimo impegno dell'Aquila al Gran Sasso d'Italia contro l'AVIS Pesaro. Beh, per risultato sicuramente, non per il gioco, non per come siamo espressi in campo. Credo che la partita l'abbiamo fatta in lungo e largo, abbiamo concesso praticamente niente all'avversario e abbiamo creato tante occasioni da gol. Un peccato, mi spiace per questi ragazzi perché al di là di tutto quanto stanno lavorando veramente alla grande, si vede sul campo, si vede come si muovono, come reagiscono a tante cose, e i 3 punti di oggi sarebbero stati oltre meritati anche un giusto premio per questa partita. Però c'è da dire che abbiamo incontrato un avversario molto ben organizzato, lo sapevamo, che ci lasciava pochi spazi in certe zone di campo, che ha usato tutti i mezzi disponibili per fare il risultato, come giusto che sia sportivamente. E quindi faccio un in bocca al lupo a mister Stallone, mio amico, per il raggiungimento di questo obiettivo, e incito i miei ragazzi a non mollare perché dobbiamo continuare a fare prestazioni. Questa su 18 partite, la 17esima prestazione positiva che questa squadra fa, quindi abbiamo un grande piacere. Avevo pronosticato molte più difficoltà di quelle che in realtà abbiamo avuto. Peccato non aver avuto la freddezza, la forza, anche un pizzico di fortuna di fare gol quando dovevamo, perché le occasioni le abbiamo avute. Devo dire, a essere onesti, abbiamo incontrato una grandissima squadra, una squadra muscolare. Abbiamo, secondo me, sofferto un po' il campo pesante, essendo noi non molto strutturati fisicamente, soprattutto nella zona centrale del campo. I ragazzi, come al solito, sono stati encomiabili, abbiamo ribattuto colpo su colpo. Pareggio alla fine, diciamo che può essere giusto, ci sono state occasioni da una parte e dall'altra, qualcosa magari in più loro, però va bene, siamo soddisfatti, è il quinto risultato utile consecutivo. Questi sono gli aspetti su cui dobbiamo andare a lavorare, sull'entusiasmo, gruppo completamente nuovo. Abbiamo finito la gara con 8 undicesimi under, i nuovi arrivati siamo dimostrati utili alla causa e quindi dai, ripartiamo da oggi consapevoli che ce la possiamo fare. Abbiamo avuto migliaia di problemi ai quali abbiamo fatto fronte con grande umiltà, con grande sacrificio, con grande lavoro. Abbiamo fatto una sosta dove abbiamo lavorato duro
E niente, adesso abbiamo trovato le componenti che secondo noi sono necessarie per poter lottare fino alla fine. Ripeto, le squadre che incontreremo sono tutte così, quindi lo sappiamo bene, però siamo anche convinti che ce la possiamo giocare con tutti e speriamo alla fine di poter festeggiare.